Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che, come di consueto, apro con la rubrica Info Salerno che sintetizza i principali argomenti trattati dalla redazione negli ultimi giorni e che sono legati a notizie che provengono dai comuni della provincia di Salerno. In questa puntata poi c'è anche un'intervista realizzata nelle scorse settimane a Radio Alfa al regista Andrea D'Ambrosio, che è originario di Roccadaspide e proprio nelle scorse settimane ha ricevuto un importante riconoscimento dalla sua città d'origine. La puntata poi prosegue con un servizio dedicato al musicista di Castel San Lorenzo Andrea Mucciolo, che lo scorso anno ha conseguito il titolo di campione mondiale di organetto nel corso di un evento che si è svolto in provincia di Rieti. Ma in apertura c'è Info Salerno. Al via in direzione Nancy e Milano Malpensa i primi voli delle compagnie Volotea e EasyJet dell'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi, con sede a Ponte Cagnano Faiano, inaugurato nei giorni scorsi. Lo scalo salernitano parte con un'offerta iniziale di 20 destinazioni, di cui 6 di linea nazionali, 7 internazionali e 7 sul segmento charter. La prevenzione è quella che paga di più. Con queste parole il prefetto di Salerno Francesco Esposito è intervenuto sul tema del contrasto agli incendi boschivi per la stagione estiva. Il prefetto ha ricordato che i sindaci dei comuni nei cui territori sono ricomprese superfici boscate devono adottare apposite ordinanze con una serie di divieti. Andrea Prete è stato riconfermato alla guida di Unioncamere anche nel prossimo triennio, ingegnere e imprenditore e presidente di Unioncamere dal 21 luglio 2021. Non solo una spiaggia attrezzata per persone con disabilità, ma un lido inclusivo e privo di barriere. Ad Eboli è stato inaugurato il progetto Solidarity on the Beach presso il nuovo lido attrezzato e inclusivo alla Marina di Eboli, località Campolongo, in via Giannattasio. Per tutta l'estate è attivo a Pollica, presso la Guardia Medica di Acciaroli, il servizio di emergenza urgenza 118 con l'automedica. L'ambulanza è operativa 24 ore su 24, pronta a rispondere a qualsiasi chiamata. Il comune di Castellabate anche quest'anno presta attenzione al primo soccorso. È ufficialmente attiva la Guardia Medica Turistica presso il SAUT di Santa Maria. A Positano è stato attivato il punto vaccini presso il Polo Sanitario Fiorentino in via Pasitea. Nuova vita per l'ex convento dei Cappuccini di Amalfi, risalente al 1223. Il progetto ha previsto una completa riqualificazione nel rispetto dell'architettura originale e della storia profondamente legata alla comunità locale. Legambiente Campania ha stilato la classifica delle performance dei 60 comuni costieri campani in tema di gestione dei rifiuti attraverso l'indice sperimentale IRE. 25 comuni su 49 sono quelli che presentano ad agosto dello scorso anno una percentuale di raccolta differenziata pari o superiore al 65%. Al primo posto il comune di Spani con il 76%, seguito da Pollica. Ed ora l'intervista al regista Andrea D'Ambrosio, che nelle scorse settimane ha ottenuto un importante riconoscimento dal comune di Roccadaspide, sua città d'origine. Sì, Roccadaspide, insomma, qualche settimana fa mi hanno dato queste chiavi della città ed è stato un premio, ma nemmeno un premio, è stata una cosa molto intima, un riconoscimento personale, perché insomma quel paese è un po' il paese per me della memoria, no? Io dico sempre, come diceva Sor Rosa, è un po' la Provenza dello spirito, cioè della mia identità. Per cui riceverlo nel paese in cui sono nato ormai 49 anni fa è stato veramente molto emozionante, insomma, quindi mi ha fatto molto piacere. Tra l'altro, insomma, il tema delle origini è un tema che ti è particolarmente caro e che tu in qualche modo riversi anche nelle tue opere, ecco, perché comunque hanno quasi sempre un legame con un territorio, certamente non Roccadaspide, ma magari in Cilento. generale Cilento, che è una terra che tu, mi pare di capire, ami in maniera particolare, e quindi si vede anche da lì, insomma, questo concetto di attaccamento alle origini. Sì, diciamo che i miei lavori parlano sempre di sud, innanzitutto, no? Sono ambientati nel meridione, ma anche di Cilento, perché io mi sento profondamente legato a questa terra anche nel mio modo di essere, no? Una terra spigolosa, però poi anche generosa, aperta, accogliente sotto certi punti di vista. E quindi, insomma, è una terra in cui mi rispecchio molto. Poco raccontata, devo dire, secondo me.
e quindi ho cercato di farlo in qualche modo nei miei lavori, insomma. Insomma, lavori anche in qualche modo diversi per natura tra di loro. Mi viene in mente 2 euro l'ora, che è l'opera che per quanto mi riguarda ci riguarda, mi ha fatto conoscere, insomma, dal punto di vista appunto professionale, e poi c'è Beautiful Country, insomma ci sono, come dire, tematiche diverse, tutte importanti, però, perché con 2 euro l'ora, a cui ovviamente ho fatto riferimento, tu insomma hai posto attenzione sul lavoro nero e quanto altro, tra l'altro ispirandoti alla ben nota tragedia che caratterizzò il Vallo di Diano qualche anno fa, in Beautiful Country insomma poni l'accento sulle problematiche legate all'ambiente, quindi tematiche diverse, però insomma che riguardano comunque il nostro territorio, il nostro sud, la nostra Campania, il nostro Cilento. Sì, perché sono, tu hai citato 2 film che sono, diciamo, dei film che hanno denunciato delle cose che in questo territorio non andavano. Beautiful Country soprattutto, che ha, è stato il primo film che ha parlato di Terra dei Fuochi, sì. E, insomma, di malaffare che mi ha causato tanti problemi, tra l'altro, sì. Ma che è stato uno dei film, è uscito adesso una classifica, credo, della BBC, insomma, che è stato uno dei documentari più influenti nella storia del documentario, insomma, perché poi è cinema del reale. 2 euro l'ora è un film, un lungometraggio di finzione che è ispirato a questa storia terribile, appunto, che accadde a Montesano sulla Marcellana, della morte di queste 2 operaie, Giovanna Curcio che aveva 16 anni e Anna Maria Mercadante 49, a cui io, insomma, ho dedicato molta parte del mio tempo, ed è stato un film per, più che altro, ha vinto tanti premi, no? È andato in Rai più volte, però per me è stato un film per dare giustizia a 2 donne che poi giustizia nella vita non hanno avuto, sostanzialmente. No. Il film però non è stato girato nel Vallo di Diano. No, è stato girato in questo paese dell'Irpinia, che si chiama Monte Marano, paese famoso per il vino, per la tarantella, famosa addirittura Roberto De Simone andava spesso in questo posto, dove ho trovato un sindaco intelligente, bravo, che si chiama Beniamino Palmieri, che ancora ringrazio, che praticamente ha messo il paese a disposizione della troupe, fermando l'attività amministrativa per 4 settimane. Diciamo che avevo anche provato all'inizio a girare nel Vallo di Diano, ma insomma non è stato possibile, ecco. Ed ora il servizio dedicato al giovane Andrea Mucciolo di Castel San Lorenzo, che lo scorso anno ha conseguito il titolo di campione mondiale di organetto e che nelle scorse settimane è stato festeggiato dal suo paese Castel San Lorenzo nel corso della giornata dedicata al santo patrono San Giovanni Battista, che è stata celebrata il 24 giugno. In occasione della festa di San Giovanni Battista a Castel San Lorenzo si festeggia un traguardo importante, quello di Andrea Mucciolo, che è campione mondiale di organetto, un titolo conseguito lo scorso anno a Rieti. Andrea, una serata speciale davvero all'insegna della musica, ma soprattutto dell'amicizia. Sì, è davvero una bella serata. In primis volevo ringraziare tutti i presenti, tutti i colleghi musicisti, gli amici che mi hanno sostenuto e sono stati qui presenti stasera e mi hanno onorato. Insomma, un successo importante che si aggiunge ad altri successi che tu hai conseguito, seppure così giovane, insomma tante emozioni, immagino. Sì, sì, tantissime emozioni. E dicevamo, musica, ma soprattutto amicizia, e tu sei qui con 2 colleghi amici, soprattutto Gabriele e Vito. Gabriele, facciamolo sciogliere un po', perché insomma dopo una serata carica di emozioni, che cosa ci vuole? Non lo sciogliamo, con un ghiacciolo. No, bellissimo, sì, davvero. Io devo dire una cosa molto... cerco di essere sintetico, ma non è facile essere sintetici. Allora, prima cosa, sapevo che avrebbe fatto una festicciola. Poco fa ho inviato un video a un amico, a una festicciola, un quadrato tutto. Doveva essere una festicciola, sapevo una festicciola. Abbiamo trovato un festalone grandioso, di fuochi d'artificio, di tutto. Ed è una cosa bellissima, soprattutto quando si tratta di ragazzi come Andrea. Conosciamo Andrea da parecchio tempo. E volevo dire una cosa piccola, una precisazione. Ha conquistato il titolo, ha conquistato la fiducia di tutti quanti, perché questo titolo non è che si vince una partita, si vince nello sport, no, questo titolo viene conferito. Non basta essere bravi
musicisti, bravi suonatori di organetto, e si può essere anche bravissimo ma non essere all'altezza di meritare questo titolo. Il titolo di campione del mondo, campione italiano, viene conferito, e sono veramente contento che sia andato un bravissimo ragazzo come lui, che a mio avviso è anche troppo buono, troppo umile, ma è un sorriso glaciale, cioè una cosa, vabbè, cos'altro dire. Ci ha fatto ammattire quando l'abbiamo visto la prima volta, ma poi col titolo italiano e tutte le altre volte, sempre simpaticissimo. Siamo diventati amici. Cioè, io sono un po' più vecchierello rispetto a lui, però se ne frega niente, noi siamo alla pari, ci divertiamo, ci siamo sempre divertiti, e quante risate. Soprattutto c'è da dire, un bel viaggio. Questo, sono... Infatti io questo volevo ricordare con Vito, vi siete insomma sobbarcati un po' di chilometri, perché venite da? Allora, noi veniamo da Castellalto in provincia di Teramo, sono ben 5 ore di viaggio, però per l'amicizia, per Andrea, abbiamo fatto molto volentieri, come quando lui è venuto da noi e dopo aver suonato al concorso, che noi eravamo un po' più vicino a casa in questa situazione là, siamo stati una giornata intera a suonare, a divertirci, come ha detto prima il maestro sul palco, prima a ridere in mezzo a un bosco, in un chiosco, dalla mattina fino a mezz'ora prima della premiazione. Noi stavamo a suonare come i matti, quindi come se stavamo lì a fare un picnic tra amici. Insomma, la musica davvero straordinaria, perché unisce i cuori. La musica unisce, soprattutto l'organetto è uno strumento che serve ad aggregare le persone, bastano tre note e subito ti fa allegria, è lo strumento più allegro che io conosca. Sindaco, in occasione di questa festa particolare molto sentita per i castellesi, una festa nella festa, cioè questo omaggio ad Andrea Mucciolo, che insomma è, rappresenta un po' un orgoglio per tutti noi. Certo, sicuramente un'occasione molto bella per Castel San Lorenzo, perché un suo figlio si è fatto onore nella passione che lui ha sempre avvertito da bambino, cioè la musica e la musica tradizionale, quindi per noi è un momento molto molto bello per stare intorno a lui, per festeggiare questo suo traguardo e per sentirci orgogliosi di un ragazzo che si è saputo fare strada con tanto impegno e tanta passione. Poi un particolare motivo di gratitudine, perché ha voluto condividerla con questa serata che lui ha organizzato a sua cura e sostegno, per condividere questa bella esperienza con tutta la comunità in un giorno particolarmente bello per noi, che è San Giovanni Battista. Quindi davvero grazie per quello che ha fatto, per quello che ha saputo dimostrare, grazie anche per il pensiero gentile che ha saputo rivolgere alla sua comunità facendoci parte di questo suo successo. Un affettuoso saluto a lui, con i nostri complimenti a tutta la sua famiglia che lo ha sostenuto e lo sostiene, e sono questi i ragazzi di cui dobbiamo essere orgogliosi e su cui dobbiamo contare per poter far crescere queste nostre comunità, Castel San Lorenzo oggi, ma anche per le altre comunità di questo nostro bel territorio. Una delle anime di questo gruppo, i Valcalore, Filippo Pugliese, una bella serata questa, che è stata occasione naturalmente per celebrare Andrea e il suo successo, il suo traguardo importantissimo, ma anche per ricordare insomma l'importanza della musica, che qui a Castel San Lorenzo in maniera particolare unisce. Sì, hai detto bene, è stata la serata di Andrea, la festa di Andrea, e questo riassume tutto, però è stata una serata per dimostrare che i Valcalore sono un gruppo solido, un gruppo ormai sulla scena da molti anni, ci conoscono ormai in tutta la provincia, ma non solo. Alcuni elementi se ne sono andati, altri sono entrati, però noi andiamo avanti per la nostra strada, diffondiamo la nostra cultura, facciamo innamorare gente intorno a noi alla musica, al ballo, alla tamborra. Se avete visto stasera, abbiamo fatto anche un corso di tamborra. Insomma, siamo contenti di tutto questo, però l'argomento principale stasera era Andrea, quindi auguri al campione. Lui è cresciuto insieme a noi, noi siamo cresciuti grazie anche a lui, e quindi gli dobbiamo un grande riconoscimento. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento, che potete rivedere su vocidalcilento.it, sul canale YouTube al quale potete anche iscrivervi, e naturalmente su tutti i social. Vi ricordo anche che per contatti potete scrivere a info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!